После броска Сергея Тараканова счет становится 16-15. Впереди команда с Кабалини. 18-15. Двадцать секунд. Per la Scavolini Pesaro nelle ultime battute, 4 punti da recuperare per la Scavolini Pesaro nelle ultime battute dell'incontro con Frederick, che va a segno. Zam Frederick, 100-94 il punteggio, 100-95, 5 punti di svantaggio per la Scavolini a Mosca contro l'Armata Rossa nella semifinale della Coppa delle Coppe. Ricordiamo ancora che l'altra semifinale si giocherà tra il Cibona di Zagabria e i francesi del Villeurbanne. Enden a segno, e ancora un intervento arbitrale contro la Scavolini per un fallo fischiato a 95, 8 punti di vantaggio dunque per la squadra di casa. La Scavolini deve sprintare in questo finale. Frederick, buona la sua conclusione. Gian Frederick si è messo notevolmente in luce nel secondo tempo, 21 punti fino ad ora, ne aveva 6 nella prima fase di gioco. Volkov, Bazarevic, cambio Bazarevic-Enden, servito Volkov sotto canestro, lo blocca bene Walter Magnifico, che però è con 4 falli a carico un po' limitato. Comunque perde palla l'Armata Rossa di Mosca, Ario Costa a recuperare questo pallone estremamente importante, lanciato bene Charlie Davis, può andare a segno. Davis, quinto fallo di Walter Magnifico,
un uomo importante che esce nella Scavolini, Frederick. Assegno Frederick. Quattro punti soltanto di vantaggio per l'Armata Rossa di Mosca. Tikhonenko sbaglia, Tikhonenko, rimbalzo di Ario Costa. Scavolini sta giocando con estrema determinazione in questo finale di partita contro l'Armata Rossa di Mosca, e dunque tutto è ancora possibile qui al Palazzo dello Sport di Mosca. Veramente una grande partita. Ario Costa a segno per la Scavolini di Pesaro. Armata Rossa in grosse difficoltà, la Scavolini ha recuperato un distacco che era di 14 lunghezze. Volkov, molto bravo Alexander Volkov, va a schiacciare, riporta nuovo. 29 punti messi a segno dall'americano della Scavolini, è stata indubbiamente un'ottima partita. Sono 30 ore e ci sono solo 2 punti di vantaggio per l'Armata Rossa di Mosca sulla Scavolini Pesaro. Finale qui a Mosca, Armata Rossa Mosca batte Scavolini Pesaro 107-105. Comunque una grande partita per la Scavolini, che nel ritorno martedì prossimo a Pesaro avrà probabilmente la possibilità di recuperare questo minimo svantaggio.